Ciao a tutti da Luca. Sull'onda di Cambiaresti abbiamo deciso di proporvi un nostro reportage su Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si è svolta lo scorso aprile a Milano. Ecco alcuni nostri consigli per rendere le vostre vite un po' più sostenibili. Il baratto ti permette di riutilizzare cose usate destinate ad altre funzioni, anche diverse da quelle originarie. Allunghi la vita dei beni, diminuisci la quantità di rifiuti, riduci il consumo di materie prime per la produzione. Molto simile è l'idea di rifiuto con effetto, già in via di sperimentazione a Venezia. Il cassonetto posizionato per la strada per il recupero di oggetti che voi buttereste via ma ancora utilizzabili da altri. Quante volte sgomberando la camera decidete di sbarazzarvi di oggetti che non usate più, però avvicinandovi al cassonetto della spazzatura non trovate il coraggio di buttare tutto in discarica? E appoggiate allora la roba all'esterno del cassonetto con l'idea che qualcun altro possa interessare. Ecco, l'idea è esattamente questa, un punto dove scaricare e recuperare tutti questi oggetti, vestiti, libri, lampade, vecchi giocattoli. Che si possa fare anche da queste parti, vedremo. Altra bella proposta, quella della ditta AcuSystem, che propone per le ditte e i privati il detersivo alla spina, suggerendo la riutilizzazione dei contenitori e fornendo detersivo ad un basso impatto ambientale. Inoltre, lancia sul mercato la palla linda, che si propone di sostituire le noci di sapone dei più attempati fricchettoni indiani. La palla linda ti promette che ridurrà dal 70 al 90% l'uso del detersivo in lavatrice. Con una procedura sinceramente poco chiara, la sfera di plastica caricata ai raggi del sole ti garantisce più di 1000 lavaggi. Cosa interessante per chi ritiene di avere il pollice verde è una semplice pianta, la Stenia rebaudiana bretoni, che si propone di sostituire lo zucchero di casa. La pianta, che fa parte della medicina indiana, ha una forza edulcorante di circa 30 volte quella dello zucchero. Ha il vantaggio, rispetto a quest'ultimo, che non contiene calorie e non aggredisce i denti. È adatta a diabetici e a persone attente alla linea. Usata in Paraguay e in Brasile da almeno 40 anni, può essere utilizzato sminuzzando le foglie secche o mettendo in infusione quelle fresche. Per i giovani lettori incuriositi a modi e stili underground, vicini ai generi punk, mods, hardcore, suggeriamo una casa editrice fresca e controcorrente come la NDA Edizioni. Mentre per i più grandicelli sensibili ai temi ambientali, consigliamo l'Ambiente Edizioni. Sul finale, cosa assai interessante, è la forma di prestito collettiva di contanti trovata dall'ingegnosa Zoppa per evitare banche e fiduciarie. Come funziona? Sono maggiorenne o un conto bancario o postale, un reddito da lavoro dipendente, determinato o contratto di formazione, autonomo, atipico o una pensione. Posso richiedere un prestito da 1.500 a 15.000 euro, di durata di 12, 24, 36 mesi. I soldi che sto per ricevere provengono dall'offerta di 50 prestatori, persone in carne e ossa che hanno scelto di affidare i propri soldi al meccanismo di prestito Zoppa. Ottenuti il prestito, sarò libero di estinguerli in qualsiasi momento senza alcuna penale. Mensilmente restituirò il denaro con il debito automatico in rate comprensive degli interessi concordati. Per la nostra appena nata redazione segnali inoltre la nuova Web TV, che riprende in diretta ogni giorno tutto ciò che accade nella vita dei milanesi. Su www.c6.tv è sempre possibile partecipare via Skype alla messa in onda dei filmati. Volutamente non parlo dei tanti ottimi produttori coltivatori biologici, che fra l'altro in fiera vanno sempre per la maggiore, perché consiglio a tutti l'acquisto di questi prodotti quanto più vicino possibile alla propria zona. Speriamo che il nostro reportage possa aver ridestato in voi una maggiore consapevolezza delle responsabilità di tutti noi verso i temi dell'ambiente e della sostenibilità. Vi ricordiamo che Fa la cosa giusta sarà presente al Sana a Bologna dall'11 al 14 settembre. Un saluto da Luca Vanes da Pianoro, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.